Salve ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi mi vedete con un'inquadratura diversa perché voglio fare un video un po' più particolare. Di che si tratta? Praticamente, dato che, come vi ho detto, per il Prime Day ho preso la IM1, così mi sono deciso di fare questo piccolo video test vlog anche per testare il microfono nuovo che ho preso, che è un microfono estremamente economico. Questo qua è un Taxar SGC598, microfono estremamente economico, provato. Riprende bene, ci sento un po' il rumore sottofondo, adesso sentirete sicuramente il mio cane abbaiare. Però volevo provarlo, così provo anche bene il pod che ho preso. E così ho deciso, perché non fare un bel video dove andiamo a fare qualche scatto insieme. Ma come prima cosa preparo tutta la roba che mi serviva per fare gli scatti, se non mi dimentico. Ok, lo zaino è pronto, recupero il cavalletto fotografico che ho lì dietro e direi che ci siamo. Tra l'altro oggi fa caldissimo, sono già sudatissimo, quindi probabilmente non è stata la giornata ideale. La mia macchina segna 34 gradi al momento, quindi probabilmente avrei dovuto aspettare un altro giorno, però solo oggi avevo un po' di tempo libero. Tra l'altro sto vedendo che il 19mm comunque l'inquadratura è anche un po' zoomata, però non mi dispiace. Poi valuterò se magari provare anche qualche ripresa col 12. Però adesso andiamo al posto dove voglio fare le foto. Ok, siamo praticamente arrivati, questa è la location dove volevo fare degli scatti. La luce non è perfetta purtroppo, come dicevo, c'è anche un po' di nebbiolina. Però secondo me qualcosa si può tirar fuori. Anche le nuvole, il cielo non è che sia niente di troppo interessante, non sono nuvole belle da questa parte dove c'è, ci sono i paesini, il cielo è completamente limpido, che non è proprio bello nelle foto. La zona collinare con le mie spalle ha delle nuvole un po' carine, che si potrebbe provare a fare qualche foto, qualche scatto un po' più interessante. Inoltre ci sono dei balloni di fieno qua di fianco che saranno comodi per mettere sulla macchina mentre imposto l'attrezzatura, quindi magari riesco a farvi vedere anche qualche clip mentre metto su tutto. E niente, vado, che sennò si fa tardi, ho anche già fame. Tra l'altro mi sono dimenticato anche l'antizanzare, mi stanno già divorando, ma vabbè. Ormai sono, diciamo, abbastanza abituato. Ecco qui la camera che è pronta a scattare e faccio qualche scatto, poi ci rivediamo dopo. Ho fatto un po' di scatti, ma non sono mica tanto contento sinceramente, anche perché purtroppo è mezzogiorno adesso, quindi diciamo che il sole è molto alto e la luce a quest'ora è terribile per fare foto. Però mi accontento, dai, adesso faccio un giretto a piedi qua intorno nella speranza di trovare qualche albero che mi piace, qualcosa che mi dia un po' di ispirazione, qualche foto un po' più particolare. Comunque volevo provare la nitidezza della camera prima di tutto, bene come scattasse. Al momento tra l'altro sto usando l'obiettivo il 1260 della Lumix, dato che essendo micro 4 terzi
riesce a supportare praticamente tutti questi obiettivi. E devo dire comunque la qualità del sensore è ottima, abbiamo un sensore con ottime capacità. Come ho anticipato sul mio post su Instagram, il difetto più grande secondo me è il software, che ancora è molto acerbo. La cosa figa di essere venuto qui a quest'ora è che ho trovato un sacco di posti fighi dove fare fotografia notturna. Lì è difficile portarvi con me perché di notte riuscire a fare delle riprese senza dell'illuminazione è molto complicato. Però qualche scatto notturno, magari in futuro sul mio Instagram, che vi invito comunque a seguirmi, magari potrei rilasciarlo. Tipo, dietro di me vedete quella stradina sterrata, dove ho fatto anche alcune foto adesso con la I. Però secondo me di notte uno star trail preso dal basso, con tutte le luci delle stelle che fanno dei cerchi attorno, potrebbe essere molto carina come idea. Però adesso vedrò. Diciamo, con questa luce non ho fatto gli scatti che mi fanno impazzire, poi li vedrò bene al computer, perché lo schermo della I non permette un'ottima visione delle foto con la luce, perché c'è davvero tanta luce adesso, e non avendo un mirino, non avendo... sì, la luminosità dello schermo è abbastanza alta da permettere di vedere le foto, ma durante gli scatti, se siamo angolati, quindi stiamo facendo uno scatto con la telecamera verso terra, se stiamo... facendo un'inquadratura particolare, è praticamente impossibile riuscire a vedere con questa luce bene lo schermo. La mancanza del mirino in questo caso si fa sentire parecchio. Però non vi voglio spoilerare troppo, quindi direi che vi lascio alla recensione completa, che uscirà penso verso dopo agosto probabilmente, che adesso poi andrò in vacanza anch'io, quindi non so se riuscirò a montare tutto. Però sono contrariato, sono tante cose che mi piacciono, tante cose che non mi piacciono. Come queste bacche saranno buone? Non lo so, il colore non mi ispira. Ho fame e ho anche sete. Ma torno verso la macchina e ho visto un altro posto con degli alberi fighi per fare degli scatti. Proverò a farli lì e poi basta, poi casa, sono davvero cotto. Ok, sono arrivato dove volevo arrivare. Faccio gli ultimi due scatti, poi penso che andrò a casa. Diciamo che non so neanche come verrà l'audio con questa camera, però la qualità del 4K è sicuramente buona, le riprese sono molto buone. Peccato un po' per l'autofocus, che non è molto, molto rapido, ogni tanto lo perde. Non so neanche se sarà a fuoco, perché appunto la messa a fuoco di questa camera è un po' deficita, appena avendo lo schermino flippabile non mi posso vedere al momento. Però volevo regalarvi qualche breve filmato in 4K anche della I direttamente in questa prova fotografica, diciamo, in questa sessione di scatti, prima di parlare poi comodamente nella recensione di tutto il resto, e dove farò vedere anche delle riprese col setup che uso di solito per fare i video con la Lumix. Però secondo me valeva la pena, già che eravamo qua a fare le foto, dato che mi è piaciuto comunque anche il comparto video. Mi piace sentire il rumore di fondo. Qua siamo all'aperto, c'è un po' di insetti che fanno casino, ma alla fine non c'è troppo rumore, quindi non ne dovrebbe captare troppo, spero. Dai, direi che per questa clipettina può finire qui. Noi ci rivediamo a casa mia per le ultime idee di questa giornata e poi ci rivedremo alla recensione completa.
Ok, eccoci tornati a casa mia. In realtà avrete notato dalla barba un po' più corta che questo clip sta registrata dopo un paio di giorni. Ho aspettato di tornare a casa, vedere le immagini al computer, lavorarle con Lightroom, riuscire a farmi un'idea bene di come sono venute le foto prima di fare questa clip finale. Altrimenti non avrebbe avuto molto senso parlare delle impressioni a caldo senza vedere lo scatto. Quindi cosa ne penso della macchina? Devo dire, il sensore è ottimo, davvero belle foto, ottima nitidezza. Il fatto che comunque sia un sensore collaudato, già in uso su altre mirrorless di Panasonic, fa capire comunque la qualità del sensore, c'è tutta davvero ottima. Le immagini sono state tutte scattate ovviamente in RAW, tutte lavorate, come avete visto sono tutte con uno stile diverso, non ho mantenuto il mio stile fotografico ma ho cercato di provare un po' più di editing in diversi stili in modo da poter vedere in quali rendevano di più, quali rendevano di meno, se avevano dei problemi. Però devo dire che il file RAW che sono in formato DNG di questa macchina è davvero buono, si riescono a lavorare bene, pesano parecchio, circa 30 mega foto, però nulla da dire, davvero begli scatti. Come avevo anticipato su Instagram o forse su Facebook, non mi ricordo dove, ne avevo parlato con un ragazzo su Facebook penso, adesso mi viene in mente, il limite più grande è un po' il software. Come avete visto anche nella clip, l'autofocus non è precisissimo, quindi nei video non è un granché, ha qualche limite se volete usarla come principalmente videocamera, perché non ha un ingresso audio esterno come la Panasonic che uso adesso, quindi non potrete usare un microfono esterno, dovrete usare i suoi due microfoni, che però implica i problemi, come avete sentito anche nella clip, nel forte vento. Ha un po' di limiti, diciamo, poi si potrebbe provare a risolvere con un paravento, un piumino qua sopra. Per dare comunque un giudizio definitivo sulla IM1 voglio aspettare fine agosto, inizio settembre, quando rilascerò la recensione completa, in modo da fare ulteriori test ancora più approfonditi. Comunque, oltre a questo video che ho registrato poco tempo fa, avevo già iniziato a scattare da tanto tempo con la macchina prima mi è arrivata, ho subito fatto delle prove, sto continuando a utilizzarla come macchina principale per fare foto. La trovo comunque un'ottima macchina per iniziare, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Inoltre il fatto di aver scelto come tipologia di attacco dell'obiettivo micro 4 terzi e quindi la possibilità di utilizzare tutte le ottiche che abbiamo sulla Panasonic, tutte le ottiche Olympus, le ultime ottiche che stanno uscendo della Sigma. Piccola nota, gli scatti che avete visto in questo video intanto li pubblicherò sul mio Instagram, vi invito a seguirmi se ancora non siete iscritti. So che Instagram non è il massimo per la qualità, se uno vuole guardare davvero qual è la qualità della foto, però per quello vi lascio la recensione completa che avrà sul mio sito, la possibilità di scaricare sia i file DNG sia i file JPEG già lavorati, così li potete guardare in futuro la qualità effettiva dei file di questa camera. Per il resto questo video mi è servito anche per provare il Tuxtar, che è il microfono che sto utilizzando adesso, per verificare la bontà del treppiedi della Joby, che devo dire è davvero ottimo, molto resistente per fare vlog, l'ho trovato ottimo, e anche per provare un genere di video nuovo, un po' più dinamico, meno statico qua in questa inquadratura. Spero che vi possa essere piaciuto, magari lasciatemi un like o scrivetemi un commento qui sotto dicendomi se vi piacciono questo genere di video, se vi è sembrato qualcosa di interessante anche per spezzare, ormai è estate, nessuno ha voglia di video troppo serio, quindi ho detto facciamo qualcosa di diverso, fatemi sapere cosa ne pensate magari. E vi ricordo di iscrivervi a tutti i miei social, al canale Telegram dove trovate offerte come è stata per questa IA 359 euro con due obiettivi. E niente, noi ci vediamo a un prossimo video.